Buon pomeriggio amici di BDR Channel, eccoci trovati ancora in diretta per seguire il terzo, quarto di finale di questo campionato europeo, specialità chiaramente individuale, tra Santi Caratozzolo e Michelangelo Aniello. La distanza è sempre la stessa, i 7 ai 60 punti, 3 su 5. Al volo Aniello in disimpegno dopo l'acchito di Santi Caratozzolo. Si disimpegna abbastanza bene anche se non difende. Sotto la regia arbitrale di Antonello Azzena, coadiuvato anche dal segnapunti, è iniziato questo terzo quarto di finale. E al segnapunti c'è l'arbitro Stefano Pinna. Una biglia vista per Caratozzolo, che sembra approcciare di sfaccio o di passaggio difensivo. Passaggio difensivo di sfaccio. Ricercare il centro con entrambe le biglie. Manovra riuscita abbastanza bene. Non credo che l'Aniello veda una quantità di biglia che possa permettergli di tirare almeno forte sul pallino, ma giocherà un tiro di difesa in finezza. Per ricavare una difesa diagonale. Bricolla per Caratozzolo, scivola sul largo, mantiene la difesa trasversale Caratozzolo, di due sponde d'effetto a scendere per Aniello. Tecciata una quantità grande di bilia e fa scivolare fino in fondo alla buca la biglia di Caratozzolo. Era una delle poche forme difensive che gli poteva dar modo questo tiro per Aniello. E ha cercato di mettere proprio in difficoltà Caratozzolo, che gioca questo giro ad andare avanti. Molto più un tiro di difesa che d'attacco questo di Caratozzolo. Punteggio ancora inchiodato sullo 0-0. Ancora entrambi i giocatori ai nastri di partenza. Vediamo se aprirà le danze delle marcature Aniello su questa bricolla. Appuntamento rimandato, passa sullo stretto del castello. Mantiene copertura. E garuffa. Pezzanti Caratozzolo. Sullo stretto Caratozzolo non una porzione di biglia felicissima, perché concede ancora una bricolla con l'indicazione della precedente. Aniello può aggiustare la mira. Lo fa sul largo, in apertura, con un'ottima distribuzione della forza. Un'uscita delicata per Caratozzolo, che dovrà andare forzatamente di due veloce, magari cercando di prendere una parte interna di biglia per scivolare con la sua biglia verso il pallino da 4. E fare una sorta di sfaccio alla gialla e riportarla nel quadrato superiore. Caratozzolo sta sulla parte inferiore anziché davanti, non trova difesa. I centri delle due biglie però sembrano guardare proprio l'intersezione delle sponde. Infatti così è, di colpo d'occhio mi sembrava che guardassero
proprio la buca. E Daniel è costretto a rinunciare a giocare questo passaggio difensivo. Molto più una partita di scacchi per ora anziché una partita di biliardo, perché i giocatori hanno giocato 7-8 tiri ciascuno, ma non hanno realizzato nessun punto, ma si sono badati con difese su difese. Cerca di rompere gli indugi Caratozzolo forzando questo angolo di prima e di seconda, non ottiene successo. E adesso l'occasione per finalmente sbloccarsi ce l'ha nitidamente Aniello con questo angolo ad andare buca a buca con entrambe le biglie. La conclusione è abbastanza comoda per il campione di Mola di Bari, che realizza tre birilli. Decide di aprire così con 8 punti le marcature Aniello. Prima e conserva benissimo la sua biglia nella buca. Prima realizzazione di questo incontro di qualità. Comunque, socio, ti devo fare i complimenti perché ottima intro. Mentre io avevo delle esigenze di servizio, chiaramente. No, mentre mi stavate disturbando tu e Bianchi, tra l'altro. No, adesso disturbo. Ti si metteva un po' alla prova a livello di concentrazione. No, certamente. E intanto guarda che bello questo gancio, proprio a costruire ciò che avete visto per Caratozzolo. Rimane appena sotto misura il campione di Bagnara Calabra, il re di Goriziana, ricordiamo. Il re di Goriziana contro il re d'Italia, fondamentalmente. Uno campione italiano dei professionisti, l'altro vincitore del Grand Prix di Saint Vincent, parliamo di Caratozzolo, chiaramente. Un buon 4 per Aniello, assolutamente nelle possibilità del tiro. Non un impatto eccezionale sul pallino, resta il fatto che la palla battente di cui la bianca di cui è titolare Caratozzolo è molto vicino a sponda. Tati è chiamato a un'esecuzione di qualità, esecuzione di qualità che fondamentalmente arriva. La steccata c'era, una steccata fiera, un filo più forte del giusto, ma chiaramente per sostenersi con la palla vicino a sponda la forza è indispensabile per fare arrivare chiaramente la rotazione retrograda a distanza. Realizza comunque 8 punti, giro per Aniello, che si mantiene sul largo del castello nell'intento di creare una diagonale difensiva, intento che peraltro si concretizza. Penultimo quarto di finale. A seguire ci sarà quello tra Erling Sjorup e Max Gabel. Poi domani per la finale io ti abbandonerò, socio, perché insomma sono impegnato in un commento di un altro evento sportivo. No, tu per la finale, perché sennò ti brucio. Ciò di cui fa menzione Nicola Biondi è la partita di calcio, che pare sia uno sport, pare che sia uno sport nazionale di cui io ignoro fondamentalmente l'esistenza, che è Fiorentina-Napoli, che sono andati a giocare anche in Arabia, pensa te. Perché in Arabia? Perché ora i soldi ci sono lì e quindi sono andati. Come in Arabia? Giocano in Arabia, la Supercoppa italiana viene giocata in Arabia solo per una questione economica, poi dicono per divulgazione del calcio. E a te sembra normale andare avanti a tifare il calcio? Assolutamente no. Tifare la Fiorentina sì, tifare il calcio no. Sì. tifa, però la mattina alle 7 ti svegli e vai a lavorare. Vabbè, ma su quello è su tutto. Sono veramente un bigotto. No, non sono un bigotto, sono un obiettivo. Non si salva intanto Caratozzolo. Aniello prova questo sfaccio a portare dentro di palla grossa ed effetto. Qui Michelangelo la sparacchia un po'. Un Michelangelo non ordinatissimo, più che decontratto, poco più che decontratto, diciamo. Ah,
Questa non lo so. Si guadagna 8 punti di vantaggio, 8 punti che sicuramente saranno recuperati su questo tiro, perché anche il pallino da 4 è un appoggio. Mette la freccia Caratozzo, ne realizza 12. Anche se questa Gianluca poteva giocarla anche in maniera un po' più controllata per controllare un po' meglio l'impatto col pallino, oppure inficiava troppo la realizzazione del tiro? La 2 è quella che gli perdono di più. Qui la lascerei andare, perché se la vuoi controllare rischi di fare uno dei due disastri. No, vabbè, disastro magari no, ma la complichi parecchio. Intanto una grande risposta di Michelangelo Agnello, che realizza 10 punti. Molto su questo giro, molto a viso aperto. È stata, io non ero ancora in postazione, però ti sentivo raccontare di un inizio, ed effettivamente io sono arrivato dopo qualche tiro, erano ancora sullo 0-0 dove si badavano, poi si sono aperte le marcature con quell'angolo di Agnello e il gioco è andato avanti piuttosto a viso aperto. Tanto bello questo girone, sì, per Caratozzolo. Perfetto questo, capolavoro, che capolavoro. Fa 8 punti di Castello e 3 di pallino. Un super tiro di Caratozzolo che ristabilisce subito le distanze. Si mette a più 5. Questo è tutt'altro che banale. Agnello solo per un pallino da 3. Pallino da 3 che non arriva, arriva una discreta parificazione. Questa partita è collegata al tabellone, come abbiamo avuto prima la fotografia sul tabellone di destra, parte bassa, che vedrà poi l'accoppiamento con il vincente della prossima sfida, che si giocherà tra Max Gabel e Erling Schorup, quindi un tedesco e un danese che si daranno battaglia nella partita successiva. Eccolo qua il tabellone che ci propone il nostro Tom. Quindi accoppiato appunto il vincente tra Agnello e Caratozzolo se la vedrà tra il vincente di Gabel e Schorup. Hanno già acquisito il pass per la semifinale, Quarta e Mignolo. Semifinale che si svolgeranno oggi orientativamente dalle 18, alle 18 la prima, alle 20 la seconda, salvo insomma qualche ritardo dovuto a queste due partite, che questa deve ancora chiaramente terminare, è cominciata da pochissimo, e quella deve ancora cominciare sempre su questo tavolo tra Gabel e Schorup. Qui non si salva su questa garuffa Agnello, concede una bella opportunità a Caratozzolo che si trova già a più 5, quindi può dare, vediamo se è nella condizione Santi di giocarne soltanto una. No, decide addirittura di non giocare l'angolo, giocherà lo sfaccio probabilmente. Posso dissentire? Qui era bello perché le biglie erano vicine sull'angolo, poteva avere molto controllo, e poi c'è da dire che nello sfaccio gioco forza la tua biglia andava nella buca opposta al pallino, anche se il pallino è piccolino perché è quasi in fondo alla buca, però diciamo, però lo sponde biglia preso arriva lì. Infatti ho detto posso dissentire. Gli è andata discretamente bene, nel senso che Agnello ha fatto il difficile, cioè è riuscito a non rimpallare facendo la palla stretta. Fa una bella difesa, ci dovrà andare di gancio e di schiacciata Caratozzolo, non credo che veda qualcosa. Ma io dalla lunga penso che qualcosa veda Santi. Vede, dici, dalla lunga? Sì. No, lo sponda palla a parificare. Ah, pensavo che non avesse questa, pensavo che non avesse questa opportunità. Andiamo la bianca, dove la mette? Gioca anche molto bene. Sì. Guarda, meglio di così era difficile. Sì, perché mettete lasciate con le mani lì, le metterei lì. O lì o 5-5. O lì o dentro la buca, ma insomma. Sì. No, tra l'altro è anche una situazione dove l'angolo a scendere va aumentato di forza su un graffio di palla, è complicato, sì. Eh.
qui scapperà. Si può anche appoggiare, infatti. Non si può appoggiare, però ti devi rifidare al secondo rimpallo che delle volte ti allontana le biglie e lascia... Però è anche vero che così lasci veramente poco, può giocare, lascia la messa di nuovo. No, così c'è tiro, Gianluca, si staccano. Sì, sì, ma c'è il mezzo, il di mezzo colpo. Sì. Ah, no, lo vedevo dall'alto, scusa. No, le vedevo attaccate dall'alto. Poi dopo ti può rimanere anche in mano, come è successo anche la Tozzolo, ma... Oddio. C'era. Erano vicine, Nico. Sì, erano vicine. Però fondamentalmente non fai danni. Se posizioni bene la tua, anche se ti rimane corta, vedi, danni non ne ha fatti. Quello di sicuro. Però in quell'accostino lì ti devi affidare poi al secondo rimpallo, che non sia un rimpallo abbastanza importante che l'allontani troppo. Agnello di Mancino. Per un pallino da 4, che bravo Michelangelo. Se lo fa un capolavoro questo. Lo fa. Lo fa abbondantemente. Bravo. Guarda, questa Agnella stare vicino a Zanetti, eh? Eh? Anche se non l'hanno preso benissimo il secondo posto. Immagino. Sì, poi dopo giocavano anche contro una platea in cui tutti dicevano si lotta per il secondo, ma i Zanetti tanto... Gliel'hanno guffata in un modo indicibile. Indicibile, quello è vero. E qui costretto Caratozzo ad andarci di parabola, realizza un pallino da 3. Essenzialmente va ad aprire la posizione di difesa, non c'era veramente tanto. E qui Agnello, titolare della biglia gialla, andrà per un pallino da 3 a scappare via con la gialla. Vediamo con che idea. Penso almeno si può scappare anche all'interno a giocarla scarsa, fare lunga passando sopra il castello, mica brutta. Ma io di bello non ci vedo. Attraversino di prima e ci vai di troppo forte sul pallino, Come lo prendi? A giocarne una. Dunque di prima impatterebbe qui. Secondo me lo prendi. Adesso vediamo. Di seconda e 4. È bello, però, cioè, ti affidi ad un impatto sul pallino che è tutt'altro che controllabile. O ho visto, cioè, o Michelangelo ha valutato essere troppo difficile da gestire l'impatto, il pallino da 3. Fare. Ma bisognava prenderla troppo scarsa, mi sa. Una valutata. Però è anche vero che le biglie sono a 50 centimetri, amico. Ci deve essere chiaramente. Michelangelo è assolutamente no betting che abbia valutato il tiro. Se poi ha scelto in questo senso è perché gli ha trovato delle difficoltà, delle insidie l'ha trovato. Esatto. Al volo dalla lunga, Caratozzo trova la palla piena. Vediamo se si chiude a Birilli. Questa rimane corta. Per difendere deve giocarlo di prima. Vediamo la forza della bianca, che sembra essere quella giusta. Ha giocato molto bene questo Agnello. Comunque continuo a vedere un Agnello nervoso. Non so se ti dà questa impressione, ma... Ma su questa conclusione ti dirò no. Vabbè, ma qui era una conclusione dove lasci andare il braccio, non è... Ma non parlavo di esecuzioni, parlavo di atteggiamenti, di movenze sul tavolo, semplicemente. Duomo di 3, sta dalla parte di sfaccio, molto bravo qua Caratozzolo. Eccolo Max Gabel, il protagonista della prossima partita.
Aniello qui come tenitore abbastanza vistoso, entra troppo su questo scatolino allargato, realizza sì il pallino da tre, ma non fa sicuramente un affare perché lo toglie dal centro del tavolo, quindi lascia via libera a Caratozzolo, che si accorge subito di averla sbagliata sullo stretto, con un po' di body English cerca di portarla più verso sinistra, la biglia gialla, ma chiaramente la biglia gialla è lì su quella traiettoria ci rimane. Solo due, occasione mancata per Caratozzolo. Io ti dirò che vedo molto, anzi un po' più nervoso Caratozzolo. Ah, tra tutte e due un bel match. Sì. Cioè, più che nervoso, diciamo teso, ecco. Che alla fine ha sbagliato due conclusioni importanti Caratozzolo. Quello dove ha tirato lo sfaccio anziché l'angolo, ha fatto due, e questa. Tutte e due mano sul panno, biglie relativamente vicine. Cosa che Caratozzolo, insomma, tanto bravo qui invece, solo il rosso di giro. Sì, perfetto. Santi, vediamo se riesce a trovare copertura anche con il pallino. Però molto meglio Caratozzolo in queste forze controllate, così come è stato bene o male girone prima, capito? Anziché nell'esplosione abbastanza inusuale per lui degli sfasci e delle raddrizzate. Ha la possibilità di andarci comunque di striscia, di leggero effetto buono. Ne serviva un pochino di più per cercare di creare... Ci è andato piatto Gianluca, quello è fatto. Ci è andato proprio a piatto, me dava piatto. L'impressione di tagliare un pochino, eh? Ci è andato proprio piatto piatto, e qui bricolla per Caratozzolo, avanti 50-43 Santi. Non si fa angolosire da una possibile marcatura, ma conserva tutto in difesa trasversale, badando bene di entrare a cercare questa difesa. Bravo, perché a 50 ti viene voglia di cercare il castello, magari fare 4 mentre a 54. Ti ingolosisce il fatto del birillo per andare più vicino alla chiusura dell'incontro. E intanto qui non fa un affare Aniello, vediamo se il pallino gli verrà incontro, ma credo proprio di no. Ed è set point adesso per Caratozzo. Dici, qui tirerà per forza lo sfaccio? Il problema di questo sfaccio è che può trovare un pallino molto veloce dopo l'impatto con la prima lunga, quella di destra. No, permetti lo sfaccio. Tira lo sfaccio? È questo il fatto. Aiuto. L'avevi vista prima, gli va di lusso. Io infatti perché ti ho detto, ma secondo te lo tira? Anche vista perché, prima, è no, che mi verrebbe perché, il dubbio. Ecco. Anche perché l'angolo non era poi così brutto, perché no, non è un angolo da allargare. A lui il dubbio è venuto perché l'ha abbassata di forza. Chiaro che abbassandola di forza comunque la prendi più scarsa, ma nonostante ciò arrivi con una discreta velocità. Ti fa bene lo stesso, anche se l'abbassi. Perché arrivi con una discreta velocità. Devi tirare di una passata, perché se non vuoi bere. Capito? Per questo che ti ho detto a tirare lo sfaccio, perché poi alla fine l'angolo non era messo, era un po' stato largo, molto meglio un angolo a chiudere a quella distanza da dover chiudere anziché un angolo da allargare. Ma poi largo nemmeno tanto, Sì, cioè era da prendere leggermente verso destra, ma sì, non tantissimo. Quindi la puoi anche gestire ad andare avanti. Sì, la puoi gestire anche di palla piena di tutto effetto con una steccata accompagnatissima. Sì, ma anche senza, tanto se serve una porzione di palla grossa non è che cambi più di tanto, voglio dire, gli dai la tua va comunque avanti, anche se batti la corte e ti metti un po' nel mezzo al tavolo, non lasci sfaccio, ecco, per intenderci. Il fatto è che questa conclusione ha un peso davvero importante poi per adesso in questo set, perché se avesse bevuto chiaramente Aniello sarebbe stato oltre 50, avendo fatto 6 buoni si mette a 56 con Aniello ancora fermo a 43, quindi il fatto di non bere ha fatto e sta facendo tutta la differenza del mondo, perché nel frattempo fa altri 3, si mette a 59,
qui Aniello è a 17 punti alla chiusura e a due tiri pienissimi dalla chiusura. C'è una buona possibilità di metterla a posto. Qualità di steccata è ottima. Vediamo se riesce a difendere. Sembrerebbe proprio di sì. Fa 6 punti e si ottima mette a 49. Questa. Ottima questa. Anche se qui chiaramente non gioca molto a favore la marcatura che ha fatto Aniello. Solo 6. Sì, si mette in chiusura anche lui, ma si mette in chiusura per uno strike. Un 10 non basta. Al volo Caratozzolo. E non arriva neanche il pallino. Sì, fondamentale per Caratozzolo è lasciare nel quadrato superiore. Su un biliardo così, questa è proprio una delle posizioni da strike. Con 2-2 filotto. O se ha il coraggio e gioca il dentro fuori, la può anche lasciare andare. Per il è piccolo però quel 4. Troppo l'avventura, dai. Cioè, questa è una figura da 12. Ma se si deve giocare una chance, se la gioca. Eccola qua. Con questa. Mamma mia. Vedi che differenza ha fatto il fatto di fare prima 6 anziché 8. Che ti ho detto prima, un 10 non basta. Il 12 da 10 a 12 è celestiale. Dai. Poi dopo se fa la figura bellina 2-2-8 e fai il filotto pieno di tezza senza soffrire. Puoi però anche poi sbrillare in seconda. Però il 12 ha la sua parte di fato. Ecco, che tanto chiude con un grande sospiro di sollievo Caratozzolo, che diciamo ha qualche debito con credito con la fortuna, perché sicuramente quella conclusione di prima ha fatto tutta la differenza del mondo. Pubblicità per noi. Ogni pezzo di legno è un racconto. Ogni taglio, ogni tassello è un capitolo da scrivere con cura. È così che prende vita un capolavoro. L'incontro perfetto tra creatività e maestria. Una storia unica da raccontare. Maio Bergomi, costruttori di passione. Kim Bene Bondi. Mandiamo questo messaggio. Almeno ho capito perché guarda stiamo ridendo. Ci saluta il nostro Nguyen, mitico. Grande. Il socio di coppia di Summa. Fantastico. Abbiamo passato una serata dopo l'evento internazionale bellissima, dove faceva i brindisi dicendo i nomi di tutti. Sì. Fantastico. Sì, meno male che nessuno di noi doveva guidare. Facciamola così. Ci siamo lasciati un po' andare. Competizione finita. Abbiamo il pulmino. Pulmino che ci accompagnava con un altro tassista. Non eravamo noi. Sì, no, pulmino con... perché se no, se ci avessero fermati, avessimo guidato noi. Come mettevano fuori la paletta, noi dovevamo mettere fuori i polsi per l'ammanettamento. Tanto parte bene in questo secondo set Aniello, 10 punti su questo traversino a contenere la propria biglia lungo la sponda lunga. In uscita di sponda palla, la risposta immediata di Caratozzolo che fa 3 birilli. Fantastico Caratozzolo. Sponda palla d'effetto buono, si stringe la traiettoria dell'avversario.
Aniello leggermente sullo stretto, dovrebbe aver conservato Nebidi in difesa, forse vede una porzione solo per un passaggio difensivo, non credo che la veda per ricavare un giro di scambio. Dici, eh? Secondo me c'è proprio il giro di scambio invece. La vede, dici? Allora, qua la vede se ha il cuore di volerlo giocare male. Cioè, nel senso che questo tiro qui, se lo giochi di scambio, non ti deve partire lo scambio dolce. Cioè, non ti deve partire corta, perché sennò rimpalli. A tutto gas. No, non a tutto gas, ma gli deve... No, un filino più di così. Già una qualità fantastica. Sì, e quindi l'ha fatto largo, vuol dire che la vedeva sicuramente. Mi sono piaciuti molti tempi comunque che si è preso Santi, perché non l'ha lasciata andare subito, si è preso i tempi giusti. Anche questo è sintomo di ritrovata concentrazione o mantenimento della concentrazione, diciamo così. Tre sponde di calcio per Agnello. Decide di giocarlo di misura Michelangelo. Spegne un bel rischio. Guarda, ti dirò che forse quasi ha fatto un affare quasi alla Sciarda. Oddio. Perché avrebbe lasciato, oddio, vabbè, prendere un graffio, Gianluca, è chiaro, vai sotto al pallino. Però se ne avesse presa non una porzione da Castello, avrebbe lasciato un traversino abbastanza comodo, eh. Sicuramente, cioè, però ha preso un bel abbaglio. Però effettivamente l'errore è parecchio grave. Sì. Anche qua c'è da andare, c'è la bella da andare sia in buca, come ha giocato, poteva anche giocarla senza effetto, a battere lunga e andare verso il 10-15 con il pallino che offriva un sacco di protezione. Tra l'altro, un errore grave questo di Michelangelo. Sì, lascia questa biglia a vista, partita una steccata un po' rigida, un po' mollata, che ha sì agevolato l'apertura verso il filotto di primo, però Santi non ha fatto qui la figura che aveva in mente, quella della difesa buca buca. Però replica complicata per Agnello, che effettivamente adesso incomincia a essere molto in affanno. Ma io mi ripeto, ho visto Michelangelo molto teso, ma in evidenza. Sicuramente è chiaro che i giocatori hanno un obiettivo, qui si va nei quattro di un campionato d'Europa e poi quando si è lì dentro, sai, non dico che ha una tombola, ma comunque... Attenzione. Qua si vedeva proprio che la... Guarda, un po' di segnali l'ha date anche sulla palla a mano, eh. Sono tesi, molto tesi entrambi, perché la palla a mano, se ci pensi, insomma, l'ha smollata parecchio, non gli è... Allora, la palla... Cioè, diciamo frontalmente non è Zatti che conosciamo. No, gli manca sicuramente anche lui, ma vieni nel mio discorso, cioè, sì, anche sì. Lui sta patendo. Ora, a vedere giocare così Agnello, un po' di patimento gli dovrebbe andare via, perché... Sì, oltretutto qua rimane corto Agnello, non credo per lo sfaccio, ma sicuramente una candela. Ma sei sicuro? Molto comodo, lo vedo anche per lo sfaccio. Secondo me sì. Qui deve lasciare andare il braccio, a sdoppiare anche il pallino sotto. E ancora ecco. Una volta solo due, addirittura prendere in pallo. Vabbè, ma qua gli sta guadagnando tantissimo nel taglio la palla. Si vede proprio che è una... Cioè, se fosse distante, ok. Però quando gli errori di porzione sono così da vicino è perché non hai letto l'andamento del panno, la direzionalità del panno in effetto.
qui dica ruffa Michelangelo Agnello. Una buona uscita. Lascia l'opzione delle tre sponde per Caratozzolo. O delle due sponde. Sì, se le due sponde a me personalmente non entusiasmo su questa posizione. Ma sai, con con l'avversaria così staccata, se fosse più vicino all'avversaria a sponda ti direi di no. Con l'avversaria così staccata e poi con il pallino lì, è come prima nella telecronaca di prima, se la prendi marcia il pallino ti dà una mano. Sì, di due a spondere io pensavo che la giocasse veloce di due. No, così col pallino lì, dai, via. Ah, sì. Ma anche senza, però con il pallino lì, anche se non è proprio se non fosse la posizione ideale, comunque il pallino te lo può guarire il punto marcio quando è allacchito. Qui esaspera l'ingresso Agnello con l'effetto a sinistra. E lascia forse proprio la strada giusta per il gancio. Gancio che Caratozzolo deve giocare per cercare avere in mente un cambio biglia, aumentando un po' la forza. Una forza allegra. Non restare la sua lì al primo diamante e portare all'altro diamante, speculare poi la biglia gialla. La forza è quella giusta. Credo di averla descritta abbastanza bene così. Io nel frattempo l'ho descritta, lui l'ha fatta. Bravo. Perfetto. Bravo, questa. No, vabbè, ma sono dei ragazzi generosi quando siamo a chiedere. Proprio sono fantastici. E non credo che Agnello però abbia la battuta per lo stesso tiro, infatti ce l'avrà. Vediamo un po' dallo strato, cioè, che battuta vede sulla corda. Ah, ce l'ha uguale. Secondo me no, Gianluca. Ma sì, può anche saltare leggermente in mezzo. Invece, bravo. Però era più difficile perché la doveva steccare ancora meglio. Meglio, come l'ha tirata, però ha fatto i larghi, ha cambiato posto. Se la prende leggermente all'interno, salta sotto il pallino. Ma leggermente all'interno c'è il pallino, Ho capito, ma salti. Non è c'è passato tanto lontano dal pallino all'andata. Per quello ti dicevo. Ah, sì. Quella è la strada che avevo tirato prima. No, scusa, hai ragione, Nico. No, per la mira all'andata assolutamente. E tra l'altro l'ha rimessa esattamente sulla stessa traiettoria, perché abbiamo lasciato lo strato. Passava dal centro della bianca, pensa te. No, non avevo... Aia, questa... Qui non ha approfondito la steccata proprio per far chiudere la lunga di colpo in testa. Se viene da più largo è meglio. Però c'era il pallino. Hai ragione, non ho apprezzato ciò che avevi detto. Agnello si adopera per realizzare questo giro a tornare indietro. Non va eccessivamente largo, trova una buona qualificazione. Caratozzolo la sta valutando questa conclusione di angolo a scappare, perché c'è questo pallino, questo ipotetico impatto col pallino, no, ce l'aveva abbastanza libera. Fa davvero un capolavoro. Stato su una porzione abbastanza grossa che gli permetteva di passare molto distante dal pallino. E nel frattempo la risposta di Caratozzolo, che in finezza realizza 8 punti su questo traversino di prima.
trovando anche un'intersezione, un'interferenza di pallino. Il replay su questa bella conclusione di Aniello. ...34-22 il parziale, accorcia le distanze Aniello, andrà di 2 a mo' di 3 di schiacciata Caratozzolo, un'uscita poco sopra il secondo diamante della lunga, quindi per i diamanti dei numeri un 22-23, e la parte sana è stare sul rimpallo, il rimpallo qui può dare ancora delle gioie a, a Caratozzolo. Stato vicino a quel pelo di rimpallo. Il rimpallo, socio, non sono d'accordo. Cioè le gioie gliela... Un pelo di rimpallo? Sì. Non un rimpallo. Da quell'angolo lì ti può dare no, anche... No, il rimpallo importante ti butta dentro, però un pelo di rimpallo poteva deviare appunto la... Comunque ben giocato, sicuramente non lo ritirerebbe Caratozzolo. Chi un accosto di una forza rivedibile per Aniello, che lascia molta distanza, quasi una ventina di centimetri dalle due biglie, e questa distanza permette a Caratozzolo di fare qualche manovra. Credo che la manovra che farà sarà di uno striscio allargare di tutto effetto, quindi fare una specie di cambio biglia. Caratozzolo che potrebbe marcare qualora non riuscisse a aprire verso Berilli anche un pallino da 3, magari per lui preso meglio da, sul lato sinistro dalla telecamera frontale, come la vediamo frontalmente. È andato a tirare uno striscio forte di sotto. E anche qua le biglie si sistemano. Diciamo che gli dei del biliardo per ora hanno guardato solo Caratozzolo, perché ha realizzato 3 punti, lascia poco effettivamente a Michelangelo Aniello, se non una bricolla di calcio, chiaramente. Aniello sta molto più sul pallino che sui birilli. Non riesco a capire, sinceramente, non so se ti dà l'impressione, se Aniello è teso o se sembra, avendoci già giocato su questo tavolo, che non abbia il feeling che aveva prima. Tanto bravissimo, Santi. Capisci cosa intendo? Tu stai, pensi di andare su un tavolo, di trovartelo in un modo che comunque è regolare, rientra un filino più di prima, no, un po' più durino, ci sta, l'ora c'è. Però come se non si trovasse, non... Ma non ti dà questa impressione? Lo vedo in affanno e secondo me sta... Questa gli è partita bene ma non benissimo. Lo vedo in affanno e vedo, secondo me, ha patito tanto di quello che è successo nel primo set. Arrivavo lì. Cioè, da cosa deriva questo affanno? Era questa la mia domanda. È una sorta di vede che, diciamo, che appunto gli dei del biliardo stanno guardando solo e soltanto Caratozzolo, e negli errori effettivamente Caratozzolo... Se ci dai un paio di circostanze, lo so, però, già, però in un momento cioè, ne basta se, una. Ne basta una. Se 50-43 bevi, hai perso. Cioè, nel senso, capito? Perché poi oltretutto era facile anche lasciare una sorta di fisso. Cioè, nel senso, il Caratozzolo che già è bravo a colpire, se poi deve colpire pensando solo a una biglia è ancora più bravo. Qui doveva fare 10 per mettersi a 57. Sì, cioè... sì, qui poteva fare anche 12 fondamentalmente, sì. La sua lontana non è che te la metti in tasca. Sì, forse lui ha giocato. Sì, si poteva far partire un filo di più, se col senno del poi si potevano fare tante cose.
che basta che esasperi un po' l'ingresso, che stia sul 3, fatto. Oppure se non fa il 3 può fare Birilli, oppure chiudere al tiro dopo. Sì, diciamo che era una chiusura soltanto rimandata. Qui deve muovere le acque Aniello, deve sperare in qualcosa di celestiale favorevole. Sì, davvero, se ci pensi è la partita, una delle partite che sulla carta potevano essere più belle, la partita che si sta rivelando un po' più bruttarella, ecco. E qui un gioco da ragazzi per Caratozzolo, che credo andrà di calcio per realizzare il pallino. Peraltro loro sono anche compagni di squadra poi, giusto? Sì, sì, nel team 1. E Caratozzolo chiude. Tutto secondo copione per questa ultima conclusione di Caratozzolo. Noi andiamo direttamente in pubblicità. Sponsor tecnico, visto la legge, sì, ufficializzata la partnership con la federazione, tra l'altro le nostre nuove divise davvero molto belle. Sono fantastiche, davvero complete, perché abbiamo la polo, maniche lunghe, la tuta. Arriveranno, sì, quelle maniche che abbiamo già, quelle maniche corte, sì, la tuta, total black, perché dicono che total black siamo più... Ci sfina un po'. No, socio, guarda, io, hai visto che... Non so se hai visto... Sì, ho visto, ho preso qualche chilo purtroppo. Anch'io, perché il nero mi sfina, hai ragione. E noi andiamo a discutere se il nero ci sfina o meno, voi godetevi qualche highlight, torniamo tra poco.
1-0 per Caratozzolo, un 2-0 tendenzialmente meritato, come abbiamo già sottolineato, un Agnello che è un po' sottotono, un po' tanto sottotono, visibilmente teso. Caratozzolo ha fatto il suo, senza esagerare, ha approfittato un po' di più delle occasioni. Non una partita eccezionale, anche perché questi due giocatori ci hanno abituati sempre a dei livelli stratosferici. Ci sta, come diciamo sempre, la tensione spesso la fa da padrona, e bisogna accettare anche che ci siano partite giocate un po' meno bene, che vengono magari portate in porto dal carattere, dalla voglia di vincere, anche da un gioco non eccelso. Mi dicevi, Tom, scusami? Michelangelo, dove prima della chiusura infatti ha abbassato proprio la testa dicendo che... Mandiamo questo replay, vediamo. Il nostro Tom ha colto un momento di un replay di Michelangelo Agnello. Eccolo lì, Michelangelo che abbassa un po' la testa, un po' sconsolato, intanto la alza invece qui con questa bella esecuzione da 10 punti. Che chiave di lettura dai a questa partita, socio? Difficile da interpretare. Guarda, difficile, e mentre scendevo un attimo giù in pausa ti dirò che ho pensato che sarebbe la prima volta, qualora Agnello non raggiunga il podio, è la prima volta che in una competizione internazionale a cui lui partecipa non raggiungerebbe il podio qualora, sì, vero, avesse la peggio con Caratozzo. Peggior risultato in campo internazionale sempre per lui, terzo. Il podio, sì, peggiore. Un solo vice a Nicocea, finale con Martinotti, campionato del mondo del 2017. E insomma, questa è bella e va a far compagnia al due sponde in risposta al tiro di Agnello. Bella anche la risposta di Michelangelo, che qua perderà gioco forza un pallino con qualche possibilità, molto vicino, bella possibilità anche di fare steola, magari non di lì. Da che parte la tireresti la steola? Io tirerei di candela. No, per fare cosa? Con che obiettivo? Cioè con quale? Toccarla, poi se la prendo mezza le apro, se entro troppo faccio tre. Beh, scusa, ce l'hai dalla lunga bella, perché devi andare a toccarle il taglio? Che se la prendi scarsa sei di traversino, scusa. No, questa forse non la davo. Appoggiavo d'effetto. Però appoggiarsi d'effetto rispetto a una strada disegnata, io non ti dico di andarci di garuffa, anche soltanto di due. Sembra, poi l'effetto tirato piano mi sembra una roba scomoda, poi se ce l'hai a mente è un tiro che pratichi di sicuro, però no, l'effetto è un tiro che va praticato, sarebbe forse la miglior diagonale da cui arrivarci, ma secondo me la diagonale migliore se arrivavi da qualcosa dal lato di laterale, cavoli, anche perché arrivi abbastanza dritto, lì si tratta soltanto di non prendere scarpe. Sì vabbè, qui si scarica. Diciamo, si tratta di un calcolo di probabilità. Due punti per Agnello, o ha fatto anche il pallino? Non ho sentito la chiamata non dell'arbitro. Ho sentito la chiamata, mi sembra una chiamata da due. Come? Cinque punti. Allora.
Vediamo se Caratozzolo decide di attaccare o di stare grosso. Aiuto. Attenzione, attenzione. Questa è grave. Ma guarda, ci manda un messaggio Pietro in cui dice: vorrei far notare ai soci la penultima addizzata della prima partita di Anello, passa a filotto e lascia il rosso. Ma infatti l'abbiamo, cioè, l'ho fatto notare che la marcatura da 6 è stata una marcatura sfortunata, perché si è messo per 11 anziché per 9. Sì, sì, l'abbiamo detto e ampiamente. Dopo Putaka ha detto un 10 non basterebbe, poi il caso ha voluto che abbia fatto proprio 10 e perso la prima partita a 59. L'abbiamo assolutamente sottolineato e fa parte. Qui ha sbagliato palla. No, non so cosa sia successo, sinceramente. Secondo me è stato disturbato da qualcosa, Agnello. Perché ma, non lo so, non te lo so dire. Sì, diciamo che il nervosismo sì, secondo me c'è stato un check degli arbitri sul punteggio, stavano finendo di parlare, di dirsi qualcosa gli arbitri col punteggio, infatti vedi poi c'è stato un aggiustamento del punteggio, tutto ciò ha disturbato un po', ha disturbato perché stavano dialogando, sì, a distanza mentre no, perché io guardavo sul traversino, pensavo avesse avuto qualche disturbo davanti a sé tirando, ma non mi sembrava. No, no, infatti poi ho visto che hanno continuato a parlare. Una fase un po' strana di gioco, eh? Sì. Sinceramente la mia speranza, vedendo il parterre de Roi che avevamo, era di vedere tutte delle partite. Questa è obiettivamente non a livello rispetto a delle partite, mi ripeto, che a cui ci hanno abituati. Con poi sicuramente può capitare perché la posta è in palio per alta. Carità, per carità. Anche però anche qui li vedo entrambi proprio in confusione. Un po' in confusione, un po' disorientati. Ci sta, perché ci mancherebbe. Agnello è andato a provare, proprio mettendosi a cavalcione sul biliardo. Sì, ma anche questo non è, cioè, è sinonimo un po' di mancata lucidità, perché non importa che tu ci provi, tutti stanchi, tutti stiri i muscoli, quando sai di già che devi mettere la prolunga. No, io penso che lì sia andato a cercare di capire quanta gli sì, ma ti ci metti una volta sola. Ah, beh, si è messo. Sembra, ma ti ci metti una volta sola. Magari più volentieri monti la prolunga, vedi che non ci sei montato, allora cambi tiro. Capito? Almeno ci monti una volta sola, perché la lunga, una competizione di tante ore, un bah, gesto, certo, del genere ti scatti. Certo, sì, sì, sì. Ti stanca, eh? Entrambi regolari in queste due esecuzioni, 6 per Agnello, 2 per Caratozzolo. E terzo set che sta procedendo su binari di tendenziale equilibrio. Sponde palla per Agnello, non penso ci sia lo scatolino. E anche questo ben giocato da Michelangelo, che prende il birillo rosso, 6 punti. Vediamo se Agnello prende un po' di fiducia. Sì, sì, c'è una scossa che fa ripartire, sì, che fa ripartire anche il motore a entrambi. Entrambi, fondamentalmente, esatto. Perché ne gioverebbe sicuramente lo spettacolo, che è quello che fondamentalmente noi vogliamo che ci sia, senza parteggiare né per l'uno né per l'altro. Quindi al limite possiamo parteggiare per il colore della maglia. Sì, effettivamente sì, un po' di campanilismo ci verrà concesso, insomma.
se fossi in Danimarca, giocano in Danimarca e Italia, un eventuale commentatore danese non penso che tifi Italia, con tutto il bene, no? Credo anch'io, insomma. Poi ci sta, però. Succede, non so, nel calcio gioca una squadra italiana, ma quelli delle altre squadre... No, si fanno tutti per le squadre italiane, dai. Sì. No, dico, può succedere. Raramente. Quattro punti di Bricolla per Caratozzolo. 33-26 il punteggio per Aniello, che adesso non ha più prove d'appello, deve vincere 3 set consecutivi se vuole andare per l'ennesima volta ad una medaglia in campo internazionale. Sì, qualora questo non accadesse, secondo me Aniello verrebbe via da questa trasferta di Calangianus. Allora, con un titolo vinto insieme a Daniele Romiti, però credo che psicologicamente non aver vinto il titolo in coppia con Zanetti, insomma, perdere questo, aver perso diciamo quello con Zanetti, diciamo la vittoria con la Romiti non mitigherebbe un po' la delusione. Sì, ma adesso senza levargli lustro, però insomma... L'avevo visto, ti ripeto, l'avevo visto meglio a partire dalla partita con Quarta. Intanto sembra che abbia ritrovato un po' la strada delle realizzazioni, ma anche qua un impatto sul pallino non eccezionale, e tale per cui Caratozzolo ha la possibilità di battere un giro. 2 soli punti per Santi, che forse questo lo ritirerebbe più che volentieri. Sì, anche forse in chiave di forza lo ritirerebbe volentieri, perché è rimasto un po' corto, tanto da lasciare questo ingresso di due sponde molto invitante a Daniello, che però non riesce a ricavarne un tiro positivo per la marcatura. Forse neanche troppo per la difesa, perché se Caratozzolo alla Bricolla stecca bassa, deve inclinare un po', ma non è difficile questo tiro, è più che fattibile. Addirittura fa avanzare questo ingresso, vediamo se arriva un pallino da 3. Di positivo c'è questo snooker cinese per Caratozzolo, che obbligherà, più che positivo direi, obbligherà Aniello ad andarci di 3 di calcio. Non credo che si avventuri una conclusione verso E non che sia un 3 di calcio bello. Questo allora, dal punto di vista politico diplomatico. E invece guarda, dovrebbe provarci a tirare un passaggio. Boh, non so cosa stia passando adesso per la testa di Aniello, ma mi duole dirlo, ma per ora è il cugino di Michelangelo Aniello. Non l'ho mai visto così tanto in difficoltà. Ultimamente no, sinceramente. Sì, ultimamente, esatto. Buon per lui che qua Santi non gli presenta il conto. Peccato, una prestazione fino adesso un po' incolore per entrambi. Ho la speranza che chiaramente poi nelle due partite di semifinale chiunque dei due possa sì arrivare, sicuramente, insomma, se vogliono ambire entrambi titolo, anche solo arrivare in finale, devono alzare un po' il livello, perché così effettivamente Nonostante, e non ce ne vogliano,
gli antagonisti della semifinale, quindi Gabel piuttosto che Sioro, possono essere più che abbordabili, ok, come se noi giocassimo a carambola con loro. No, anzi, forse ci sarebbe una leggera differenza ulteriore. Però, nonostante siano abbordabili, bisogna giocare bene, perché insomma, Sioro ha dimostrato anche la possibilità di fare grandi prestazioni ai 5 Biril. No, se Gabel colpisce bene, continua a colpire bene, si perde. Si può perdere a giocare male, certo. 8 punti intanto per Caratozzolo, girone pallino da 4. Vediamo se Agnello gli conta i giri a questa palla. Bravissimo, sì. Michelangelo, grande palla questa. Questa è davvero una grande palla. 8 punti per Agnello che si mette... 50 mi sembra il visto giusto, era 42 mi sembra, 41 42 erano, sì. 50 41 e qui è un'uscita per Piazzanti, siamo le 2 a mo' di 3, non è ancora le 2 a mo' di 3 Gianluca nel massimo ingresso, eh. Ti voglio bene Nico, per dici non c'è salvataggio sul massimo ingresso? Sì, penso di sì. Penso di sì. È che la possibilità di trovare il pallino è concreta. Bravo. Capolavoro questo. Capolavoro. Sì, prende la porzione dei sogni è questa. Sì. I have a dream. Questo qui. Qui Agnello sta pensando al lato. Ci mette ad andare sul lato corto, Gianluca. Sul lato lungo rischi di lasciarla, sul lato corto hai garanzie di toccarla. Nella parte inferiore l'allunghi. Certo, ha preso la parte inferiore più disgraziata del mondo, però gli è partita un po' timida. Cioè, secondo me doveva alzare un po' la battuta e rigidirla un po'. Proprio a tirarci, dice. A tirarci. Una forza bella allegra, fare mezza palla, cambiare quadrati, allontanarle. Poi dopo se fai messa... Ma lui aveva paura probabilmente della presa verso il castello di andare a bere, perché se... Ho capito, ma se stai anche un po' più alto, ma rigidisci, la prenderai sotto, Sì, la prendi a... Ci stanno dicendo i nostri tecnici, il nostro Tom, che di mercoledì pomeriggio siamo già a 1700 dispositivi. Questa non l'ho capita veramente. No. Questa è proprio brutta. Questa non me ne voglia il mio amico Tati, ma questa è proprio proprio brutta brutta brutta. Perché non aveva utilità di nessun genere. Non ho capito come mai non... Ma penso che si aspettasse di battere corta. Ma non ho capito che voleva fare l'americana. L'americana. Ma è rimasto corto di un metro e mezzo per fare l'americana, Gianluca. Ma anche due. Ma non aveva un mezza palla a ritornare con la sua nel quadrato e lasciare quell'altra nel quadrato superiore? Io, col pallino lì che copre il giro, gli butto quell'altra in fondo e poi staremo a vedere. No. Effettivamente irriconoscibili. Quando la tensione sale anche... per un campione navigato come Caratozzolo, che ormai è strabituato anche a questi livelli di competizione, di tensione, può capitare veramente di andare un po' in confusione, insomma. Un po' tanto adesso. 10 a chiudere per Agnello, che vediamo. Mamma mia cosa sta succedendo, almeno per alla fine corsa è positivo per Agnello, ma gli mancavano 10 punti, ne ha realizzati 8, è ripassato sul filotto, poi ha trovato questo rimpallo, un buon per Agnello che nel male, diciamo, gli ha detto molto bene. Messi. Sì.
lui che sicuramente nell'economia di tutto il match aveva un po' di debito nella fortuna, qui passa all'incasso di qualcosa, vediamo se, se poi si realizza questo. Quindi importante anche per fare bene. Due no. Era importante anche fare due su questa palla qua, sì, per lo stesso discorso di prima di Aniello, togliersi da 49 e mettersi per 9 era importante per lui. Set point per Aniello importantissimo, e chiude Aniello e si porta sulla 2-1, una partita veramente, un set veramente drammatico. Sì, curioso, curioso. Vediamo nel replay la chiusura di bricolla di Aniello da 8 punti. Linea alla regia. This championship is being played with the new Aramath tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramath Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramath, bringing new dimensions to your billiards experience. Direttamente al quarto set, Aniello è rimasto dentro al match con la vittoria del terzo set, eravamo 2-0 Santi Caratozzolo, per onor di cronaca, in effetti una partita che per adesso ci ha lasciato molto stupiti, anche insomma è stupito anche tutto molto il pubblico, perché entrambi non stanno giocando effettivamente bene. Si sta proprio vedendo che la sta facendo da padrona questa, la tensione, perché anche avanti 2-0 Caratozzolo ha avuto più volte l'occasione di metterci la parola fine, ma non ne ha approfittato, e anche nei due set che aveva vinto precedentemente aveva fatto molti errori. Sì, peccato, perché sulla carta è stato il fisso. Sì, sì, no, vabbè, ora in questo set sì, determinante è stato il fisso, però sulla carta, da come abbiamo visto il parco delle partite che avevamo da commentare da questa mattina, questa era sì, insomma, si poteva, diciamo, preannunciare come il match più spettacolare da un punto di vista di grinta, e soprattutto da un punto di vista di forma dei giocatori, perché Caratozzolo viene dalla vittoria di San Venzan, insomma ha acquisito una certa consapevolezza dei propri mezzi dopo la vittoria. Aniello, insomma, ha finito campione la stagione benissimo, campione italiano in carica. Quindi c'erano tutte le premesse per un match davvero molto spettacolare. Il primo set sono partiti con 8 tiri di difesa, quindi con anche voglia e attenzione di badarsi, perché conoscono uno le qualità dell'altro, e poi dopo effettivamente hanno riscontrato molte, molte difficoltà. Vediamo se adesso nel quarto set finalmente arrivano entrambi al loro livello. Esatto, e vediamo se Aniello riesce a portare il match alla bella per patire tutti insieme per gli ultimi 60 punti. Giro di Caratozzolo da 8. Gli risponde Aniello con questo sponda-biglia, rimane leggermente sotto misura, si espone molto probabilmente a una conclusione di striscione forte da parte di Caratozzolo, cercherà di fare cambio biglia, e attenzione, Caratozzolo gli salta sopra, ne deriva fuori un girone che era tutt'altro che preventivato. Poco feeling con il tavolo, soprattutto per le conclusioni frontali per Caratozzolo. Indice proprio che non abbia capito la reazione degli scivolamenti. Tanto se me lo fai rivedere dall'alto questo tiro di Aniello, volevo vedere a quanto è passato dal birillo, mi sembra abbastanza lontano, è preso un pelo di rischio,
però un traversino a sostenersi sulla corta che da replay non avevo visto dove era andato dalla telecamera soggettiva del nostro Simone, non avevo visto dove aveva battuto la biglia battente dopo l'impatto. In corta a girare realizza uno strike Aniello, 12 pari in parziale di questo 4-7, vi ricordo si arriva ai 60, partita in meglio 3 su 5. I giocatori si stanno giocando il pass per la semifinale del campionato europeo individuale. Questo è il terzo quarto di finale che vi proponiamo. Vi abbiamo proposto questa mattina alle ore 10 l'incontro di quarta, che ha vinto 3-0 su Camilo Gomez. Intorno alle ore 12 invece c'è stata la partita tra Achille Mignolo e Paolo Marcolinde, dove il calabrese Mignolo ha avuto la meglio per 3-1, quindi Mignolo e quarta giocheranno la semifinale. Poi nella parte bassa del tabellone si sta svolgendo qui appunto questo terzo quarto di finale, e a seguire poi vi proporremo l'ultimo quarto di finale, che è quello che vedrà impegnati il tedesco Max Gabel contro il danese Erling Sjørup. Tante Aniello smuove il punteggio su questa raddrizzata, realizza 9 punti dopo l'impatto con il pallino, che era effettivamente parte di ragione del tiro. Ne derivano fuori 2 angoli, uno realizza 4 punti, uno altri 2. In totale fanno 9 per Aniello, 21-16 il parziale. Costretto a montare una prolunga Caratozzolo per giocare questo sfaccio che decide di giocare di colpo in testa a Santi, non evita il rimpallo, ma nel frattempo realizza 10 punti che fanno sicuramente morale e ancor più classifica. 26-21 passa di nuovo il vantaggio. Vediamo se Aniello ha ancora la proporzione per giocare un fissa a girare, quello che sembra intenzionata a giocare. Qui va giocata quasi, penso, con un velo di effetto a destra, o se giocherà uno striscio, si affida allo striscio perché era impostata molto bene da striscio. Ha valutato questo fisso, ma effettivamente è una conclusione di palla piena ad andare avanti, dove non dava nessun tipo di rischio. Realizza 6 punti Aniello. Si mette a meno 1, 20, si mette a più 1, 27-26. Rimpallo su questo sponda biglia per Caratozzolo. Le biglie terminano quasi in un parallelismo. Vediamo come decide di attaccare questa posizione Aniello, se decide di giocare un giro a tornare nel quadrato superiore. È difficile, giro a tornare nel quadrato, corre come un proiettile la sua. Ma infatti ero dubbioso anch'io. Alla fine decide per lo striscio, conclusione tutt'altro che semplice. Già il fatto di averle allontanate e aver creato un facsimile del disegno di striscio allontanando le biglie fa già una buona cosa, ma era una posizione tutt'altro che semplice da attaccare. Attacca invece Caratozzolo, ci mette sotto la stecca per il giro, una bella steccata da parte di Caratozzolo. Grande steccata di Santi. Fa una cosa meravigliosa. Bella davvero, se fa anche la steola, anche se non la fa, rimane lo stesso uno dei tiri più belli della partita. Questa. Qualità eccellente, tutto biliardo.
Vediamo se passa dal rimpallo Michelangelo, grande risposta. Vediamo se adesso i giocatori entrano in adrenalina, tanto da onorare questo quarto di finale, non che non l'abbiano fatto fino a questo momento. Sì. Anche con la tensione si onora, anzi, a volte si onora di più, perché vuol dire che ci tieni. Quindi. Alla fine, secondo me, devono venire fuori da questa situazione con il loro talento, perché insomma, talento ne hanno entrambi da vendere. Sicuramente potranno alzare la qualità del gioco solo con il loro talento. E infatti, non stavo parlando a caso, adesso stanno sbagliando dalla parte giusta, anche se c'è un errore, le forze sono più corrette, le steccate sono più controllate, cosa che effettivamente negli altri set non avevamo visto, no. Anche perché era difficile che si potesse andare avanti per quello che abbiamo visto nei primi tre set. Sì, non aveva assolutamente senso. Adesso chiaramente stanno riuscendo a quadrare il tavolo. 7 punti di Aniello, che si mette a 44. Ma è Caratozzolo, che gli di mezza garuffetta. Quest'angolo l'abbiamo sempre visto andare un po' più verso il centro. Ci sta. Proprio due sponde uguali. Io non le ho mai viste in carriera, quindi... Qui la vede? Secondo me la vede, ma decide di non vederla. Anche perché volerla vedere lì e prendere il birillo, poi ci rimani malino. Che lì ti consegni. Se tiri, rimane dentro. Sì, secondo me la vedeva, però avrebbe dovuto dare, cioè aveva una posizione di biglia obbligata, avrebbe dovuto giocare in maniera un po' più rigida, perché quindi ha deciso di non vederla saggiamente, tanto sul largo ma buono, largo ma buono, non credo lasci un ebrea, no, non ce l'ha assolutamente, no, deve giocare a scendere. Personalmente starei sulla grossa. Ora c'è anche l'attacco lì. Lebrea la sta valutando Michelangelo, ma sì, ma siamo su, la guarda ma tira sulla porta. È un po' come la scelta che ha fatto nel doppio, che ha voluto convincersi che c'era un tresponde, che magari sicuramente c'era, però ha tirato quel tresponde allungato sul tavolo di mezza parabola quando ha steccato, e poi guarda, gli ha battuto palla in mano dietro. Qui sarebbe un volersi convincere. Decide per le tre, quindi sempre con una forza ad allungare il gioco. Ideale Aniello, sarebbe per Aniello una presa piena, allungare la bianca verso il pallino. Nel vuoto, guarda. Magari però comunque, anche realizzandolo, però sono convinto che non ritirerebbe Aniello. Ma no, comunque ha messo distanza tra le biglie, una diagonale assolutamente ibrida. Qui Caratozzo la può chiudere, ma la deve chiudere proprio di steccata. Forte. Già. No. Sì, era forte per il tiro. Se avesse l'eventualità di quel tiro è prendere anche la corta. Se prendi la corta devi rimanere la forza di riferimento, devi rimanere di girone corto. Così sarebbe andato abbondantemente oltre birilli. Però è anche vero che... Sì, l'avrebbe smezzata un po' di più, sarebbe corsa un po' meno. Questa l'ha presa proprio piena. Sì, però l'ha fatta larga.
Sì, ma se viene un girone vuol dire che l'ha smezzata un po' di più, quindi sì, corre un po' meno rispetto alla piena. Questa passa, perché guarda, ha preso la garuffa, guarda dove è arrivato, pensa se avesse toccato il corta lunga, arriva oltre la mezzeria abbondantemente. Però questa tecnicamente, passo indietro, quanto era brutta quella posizione lì, voto 2000, quindi 3 di calcio per Agnello. Questa non sembra viaggiare male, infatti. Infatti trova una bella difesa centrale, aveva fatto anche un po' la bocca a prendere un paio di punti su questa conclusione. Sembrava proprio indirizzata sul 2 esterno. Ma... marcissima. Intanto uno dei quinti classificati a questo campionato europeo individuale, Camilo Gomez. Eh sì, ho dovuto cedere il passo al cannibale Andrea Quarta. E qui Agnello diminuisce la forza per controllare meglio le biglie in diagonale. Non compensa però in una presa di biglia più grossa, dal momento che la diminuisce la prende troppo scarsa, realizza solo 2 e si mette a 46 contro i 30 di Caratozzolo, che ha bisogno di una zampata per riavvicinarsi a Daniello. Questa è una bella esecuzione per Santi, 4 punti. Vediamo se Agnello ha la possibilità di giocare un pallino 4. Il posizionamento corretto Agnello all'arbitro del birillo, che alla fine lo ostacola nella visione della biglia avversaria. Agnello angolo a ringaruffare. Di positivo sicuramente una forza impeccabile per Agnello, la realizzazione un po' meno, ma adesso forse è più importante non concedere occasioni facili a Caratozzolo per non farlo rientrare anziché marcare. Ha preso la buca, ha preso. Preso la corta, fatto l'angolo, l'angolo largo stretto, ringaruffare. Perdonami, ha preso la corta nell'osso, ha fatto l'angolo di prima largo. Mandiamo a replay per essere che ora io magari potrei essere non lucidissimo, almeno l'ho vista così, vediamo un attimo. Sembra abbia preso l'angolo normale. Sì. No, mi sembra strano che abbia fatto l'angolo di prima largo, capito? Ah sì, ti ricordi la specialità? 5 sì, biglie. Sì, è un rettangolo, tre biglie, un pallino neutro. Una... sì, no, capito per le quello regole, che no? Dici, però nel senso, mi immaginavo da come è partita, a me mi stupisce molto di più che non abbia fatto i birilli di seconda. No, a me che non abbia fatto i birilli di prima, mi stupisce. A vedere quello che ha fatto Quarta, che era molto simile a quello, Quarta l'ha fatto di seconda. No. Sì, non... disegno che non mi torna mai, però ci sta. Garuffa per Agnello che... Oh, questa è corta, eh? No, scende giù bene. Sembrava molto più corta. Non è neanche bella per cercare qualcosa sul pallino dalla lunga, perché si rischia troppo. Vediamo dall'alto,
Ma no, rischiare magari no, ma bisogna vedere quanta lunga vede. Il fatto è che se va vicino al pallino a 4 con la sua, o se fa quel pallino a 3, non si salva. Ne è rimasto corto. Oltretutto l'aveva presa anche una buona persona, scansando sia il pallino da 4 che un pallino da 3. Ma lascia una buona opportunità a Daniele ora. Non credo che abbia il doppio obiettivo. Vediamo se ci arriva. Invece sì. Chiude, 12, Daniello, 12. Chiude. Va alla bella. Quindi 2-2 tra Aniello e Caratozzolo. Pubblicità per noi. Ogni pezzo di legno è un racconto. Ogni taglio, ogni tassello è un capitolo da scrivere con cura. È così che prende vita un capolavoro. L'incontro perfetto tra creatività e maestria. Una storia unica da raccontare. Maio Bergomi, costruttori di passione. C'è stata una pausa chiesta dai giocatori. Con il regolamento europeo, se non sbaglio, le pause si possono chiedere al secondo e al quarto set. A differenza del regolamento italiano, comunque c'è una pausa perché abbiamo Caratozzolo che non è sul biliardo. Lo aspettiamo, intanto noi ci godiamo qualche highlights. Ed eccoci per seguire la bella in 60 punti. Scopriremo chi tra questi due giocatori andrà a tener compagnia ad Andrea Quarta. Scusate, andrà a tener compagnia tra il vincente di Gabel e Shorup nell'altra semifinale, quarto di finale, che vi ricordiamo vi trasmetteremo. L'orario previsto era per le ore 16, quindi logico pensare che ci sarà qualche minuto di ritardo, anche per consentire agli altri due giocatori di provare il tavolo. Comunque, diciamo, a seguire questo incontro. Inizia Aniello con una realizzazione da 5 punti di Garuffa, non difende, lo può attaccare subito Caratozzolo. Qui la stellina non ha guardato Aniello sicuramente, perché l'impatto ha deviato di parecchio la traiettoria della biglia di Aniello. Lo sfrutta subito con una marcatura da 8 punti Caratozzolo, questo sfaccio. Quindi parziali di 8-5 per Caratozzolo in avvio di questa bella. Difende, c'è possibilità per
Agnello decide di non battere gancio, lascia andare il braccio per questo angolo e questo dovrebbe mollarsi verso i birilli. No, su questi angoli ci abbiamo un po' litigato, socio, anch'io. A parte qui avrei battuto gancio tutta la vita, no betting, eh? Anche con quel pallino, magari fallo sul largo. Che lo potevi prendere. Anche se me lo viene a dire il campione interplanetario, batto l'angolo su quella palla 8-5. Aiuto, attenzione. Aiuto. Qui si è nettamente spostato Santi. Stiamo vedendo una cosa di difficile ripetizione, eh? Sì. E qui Agnello giustamente gliela fa pagare, realizza 6 punti. Poi sai, come lettura Gianluca si potrebbe anche pensare a una scarsa attitudine o... Vediamo la risposta del Caratozzolo di misurissima. Insomma, allora, scarsa attitudine proprio in questo caso no. Però sento scarsa attitudine o poca, diciamo, feeling, poco feeling con le biglie puntinate. Cioè, la butto lì, eh. Chi dei due? Ma... per esempio Agnello non ne ha mai digerite troppo queste biglie puntinate. Caratozzolo ora personalmente non lo so, però ecco, una cosa che sicuramente è cambiata da le ultime prestazioni che abbiamo visto sia di Agnello sia di Caratozzolo, sicuramente questo fattore è cambiato. Già, cioè, sicuramente. È evidente. Vediamo. Però è una ipotesi, cioè, la butto lì. Agnello paga di nuovo il fisso, vediamo se Caratozzolo questa volta lo gioca regolare di una passata e poco più. Eccolo qua, questo è... Insomma, anche perché Caratozzolo mica gli hanno lobotizzato il cervello, questo... Lobotomizzato, socio, Sì, lobotomizzato, scusami. Ma è più il mio ora che sono che comincio ad avere un po' di difficoltà, no, dopo però qualche partita. Non so, cioè, dopo una notte da tuo dire è passato comoda. Questa poi quando avrò un attimo di pausa ve la racconto. No, perché il mio socio era quello di... No, ma scherzi, non vengo a Milano e prendo l'aereo con te, no, vado a Livorno e prendo la nave, dormo tutta la notte e sto in grazia di Dio. Dormito poco. Ma io voglio sentire meno di quel che io pensavo. Voglio sentire tuo amore. Proprio non... No, ma non ho dormito per colpa di Buttino, ho trovato lui, mi sono messo a chiacchierare. No, non hai dormito perché al posto del cervello c'è le scimmie urlatrici, tutto lo dico io. Intanto sul biliardo di chi ha dormito, perché se lo merita di aver dormito. 26-11 il parziale per Santi Caratozzolo. E qui bisogna vedere quanto è distante. Si può anche pensare di tirarci. Ma passa la stretta, secondo te, rispettando il pallino? Non hai capito. Tira sul pallino. se ha la percezione di tenere bene la sua, sì, se no no. O se no anche solo il pallino da tre piano. Vabbè, non è che lasci un granché, no. In difetto di questo. Tanto Paolo Scaramuzzi, presidente regionale della FIB Sardegna, a colloquio in tribuna con Achille Mignolo, che alle ore 18, insomma, tempi di gara permettendo, del successivo quarto di finale, affronterà Andrea Quarta. E qui un Agnello perfetto
pelo di palla a sfruttare la posizione del pallino. Palla giocata in modo ineccepibile, costringe Caratozzolo ad andare a salvarsi dalla parte superiore verso la corta. Mediale serve a prendere la disfaccio, così fa Santi Caratozzolo. Travezzino di prima, Michelangelo Aniello, tutt'altro che semplice a questa distanza, con la mano sul legno. Ben giocata, tutto sommato. Sì, tutto sommato sì. L'unico rammarico, c'è la cosa che doveva accettare, che o il pallino lo difende la bricola o una bricola si lascia. Con questa forza, altro che, sì, si dà a meno che forza. Non, sì, a meno che non li attacchi. Ora l'ha dovuta giocare di mezzo effetto, perché il pallino era proprio pieno sulla bricolla, diciamo, di tutto effetto. Però tutto sommato, questo pallino ancora, però, che lo difende invece, lo difende a però sua volta. A questo volta punto qui l'angolo adesso dovrebbe venire bene. No, non mi... non perché mi... se li chiude, Nico... Non mi esprimo, non lo so. No. Poi l'esperto degli angoli sei tu, non io. No, mi fa anche... mi fa... Insomma, no. A posto. Non veramente, è un tiro che odio io l'angolo. E guarda un po' da dove è passata Aniello. Ma questa è una roba... Guarda da dove è passato Aniello. E la mette lì sotto il castello di tre passate e mezzo. Super tiro di Aniello. O c'è la telecamera messa in discesa. Mettila dall'alto questo replay qua, scusami Tom. Non gli è passato tanto lontano. No, tanto lontano non è possibile. Però l'ha fatta di salita questa, se no non passa. Dall'alto Tom, per cortesia, grazie. È di salita. Uguale anche di salita, no, devi fidarti. Più fattibile, sì, mi dà la piena piena. Sono sceso un attimo e ho incontrato Andrea e mi ha detto: mi consolo perché non scarto solo io. Cioè, ci sono delle situazioni, giustamente, perché sai, vivendo un po' di promiscuità, panni biglie, ho visto delle cose. Qui tra l'altro, guarda, scusate, interrompo un attimo, la riprendiamo questa discussione sul fatto di quello che ti ha detto Quarta, perché questa è davvero complicata, perché di seconda dovrebbe tirare zero, ma c'è il filotto e fare il filotto di seconda. Una stretta. Mamma mia. Mi sembra che abbia già fatto una roba... Secondo me ha fatto due cose incredibili. Ora, prima e adesso. Sì. È questo, cioè il fatto che abbia trovato il cuore, la confidenza per mirare, perché queste sono tutte palle che tu miri piene. Sì, sì. Cioè non gli metti porzione negli occhi, miri piene e speri in un trattamento di... Ma due palle. Questa è facile fantastico. Fare le ali del castello, ma non è facile mantenerla sul centro del tavolo. Fai le ali e ti sposti parecchio. Ma sì. Sì. No, ma allora questa, ok, tutto sommato difficile, ma è l'altra di salita. L'altra ancora di più, sì, sì. Perché devi avere il cuore di mirarla non piena. Miri rimpallo, dai. Sì, quasi, quasi dentro quasi il rimpallo. Dentro, sì, sì. Sì. E qui si prende il pallino a 4. Vediamo dove va questa gialla. È fondamentale per Aniello. Se va più sopra, vabbè, qua. Giochi la gialla larga dietro ai birilli. Puoi tirare anche mezzo in garanzia. Basta che non la prendi stretta. Cominci. Tanto ti dovrebbe, a vederlo così, ti stoppa lì. Sì, sì, se un quarto di. Sì, vabbè, sì, anche un po' di fretta a sinistra si ferma meglio.
Però questa non arriva. Sta sicuramente una biglia piena di rammarico per Caratozzolo. Poi quelle corte è inutile aspettarle, eh? Attenzione, sono partite le luci. Oh. Sono partite le luci. Piccolo intrattenimento non gradito in questo momento, soprattutto del match su 2-2, 30-29. Adesso andiamo su salsa e merengue e andiamo. Oh, là. Ma chi è che le ha fatte partire? Gianluca, sono partite per errore sicuramente. Non credo che c'è, secondo me non ci abbiamo una manina che... So, poi di tutti i colori, eh. No, non che ci facciamo mancare qualche colore, eh. A livello cromatico, diciamo, le luci ci sono tutte. Cioè, è un momento drammatico. È stato bellissimo perché uno del pubblico si è avvicinato alla nostra postazione e ci ha avvertito delle luci. Però non l'abbiamo azionate noi. Andiamo ad acchiappare qualche soggettiva, dai. Tom, vai a prendere qualche soggettiva in mezzo. C'è Marcoline che sta cercando di sdrammatizzare con Caratozzolo. Tanto questo è il pubblico. Eccole lì le luci che si muovono. Ecco, noi siamo appena lì sopra. Siamo noi. Eccoli qua. Ci possiamo anche salutare nel frattempo. Con la mano che avete visto è Tom, invece. Oh. No, ancora stanno viaggiando su un biliardo. Tra l'altro ci sono Bibino Mascia e Fabio Mura che stanno provando il biliardo. Pensa che per fare le due divise, sono due divise normali, ne hanno preso un pezzettino da quello di Alessandro Mascia e l'hanno aggiunta a quelle di Mura. Sono bellissime. Caratozzolo tra l'altro ha guardato verso la nostra postazione, ma io giustamente mi sono discolpato di ciò che sta avvenendo. E a questo punto mi sembra quasi naturale staccare la spina. Facciamo una cosa, mettiamo qualche highlights e voi non andate via. Andiamo in pubblicità, andiamo in pubblicità. Ci siamo, è tornato tutto normale. Ce l'hanno fatta a spegnere la luce. Però è bello. Dai, sono quelle cose di folklore che servono, no? So, c'è una partita che si ricorderà per un gioco magari non eccezionale, per tanti. Per tante e situazioni. Poi il mistero delle luci. Il mistero delle luci, ho rischiato la parolaccia in diretta. Si schiado praticamente. No, non l'ho finito. No, certo. Girone per Aniello, vediamo se attacca la biglia bianca. Questo vorrebbe dire una speranza di aver fatto Steola. E credo che abbia fatto Steola. Insomma, in difetto della marcatura di questo girone, una buona conclusione. Però effettivamente di Aniello. Qua, correggimi se sbaglio, quando la palla si prende con una buona forza si difende, eh.
Mamma mia, a me sembrava larga questa. L'ho vista partire larga. A me sembrava larga questa. Mamma mia. Dillo tu alla Via Regina. Paura proprio di sì, o perlomeno adesso dobbiamo vedere questa biglia libera. Certo che insomma, questo errore grave da parte di Caratozzolo è un errore importante. Caratozzolo è partito tutto. E qui questa è la scelta, perché qui da una parte, se sei un po' in confusione e non ti senti sicuro, magari la lasci lì, però non la metti a punto anche per via del pallino, però che magari non sei sicuro di come lo impatti, di come... Chiesto la chi. Però giustamente, secondo me, allora, a parer mio, questo poi è rivedibile come, diciamo, come visione, io metto sempre a punto perché è il tiro che ho tirato di più, che un giocatore di biliardo ha tirato più nella sua vita, però mi rendo conto che può essere soggetta, che sia opinabile come scelta. Secondo me lo gioca di una passata, infatti si è assicurato il pallino, un birillo. Ma certo, questo è abbondante, Allora mi piace la scelta di una passata sicuramente, perché ha messo insieme due cose positive: il fatto di garantirsi almeno un birillo e il pallino 4 ha senso. Poteva controllare il gioco, ma a questo punto magari se l'avessi tirata per com'era andava bene lo stesso. Caratozzolo se ne è dimenticato un pezzettino per strada? Ah no, ok. Gli è caduta mentre tirava o l'ha appoggiata lui? Non ho visto. Vediamo se la ammorbidisce per ritornare sotto il pallino. Vediamo quanto sviluppa la gialla solo per due punti. Qui gli ha scartato. Gli ha scartato perché dando questa velocità non è potuto partire con... Cioè, volendola tirare con questa forza non gli è partita la necessaria velocità, è andato contro effetto. In più con la prolunga. Ma qua non avrei tutti sti dubbi. Cioè starei dalla grossa. Secondo e terza. Sì, più terza, cioè a stare dalla grossa, così. Questa di ma ti torna questo? È partito, fa un po' di effetto, non tutto quell'effetto a destra che si pensava fosse partito. Mi torna poco il fatto che una palla così vicino a sponda si rivisca. È saltata, Di effetto ne ha poco. Vediamo più che altro cosa fa la battente una volta che impatta. Vai avanti. Aspetta, torniamo sul Caratozzolo. Attenzione, 8 per Caratozzolo che diventano molto probabilmente 10. Si mette 47 a 42. Ma mia, thriller. Vai pure con il replay se ce l'hai dall'alto, Tom. Dell'esecuzione di Agnello. No, torna un attimo indietro. Ok, va, mandalo pure a velocità normale. No, neanche da dire che non gli è tornata indietro. L'effetto ce l'aveva. 4 punti per Agnello che si accompagna col pallino con la sua biglia, si mette 51-42 e qui esce la biglia gialla. Dubito fortemente che possa uscire dall'alto, sembrano più vicine di quanto realmente lo sono. No, ma considera che da lì il traversino, la diagonale del traversino da qua sarebbe questa, Nico. Questa qui. Ah, ecco. Sì, no, stavo... Aspetta un attimo che ti disegno lo Strator. Allora, no, un po' di più. Ma sta scuotendo la testa. Una roba così. Ecco, mandalo pure. In teoria è quella la linea che deve fare per i birilli tirando piano la gialla.
Mal vedo. Abbiamo una soggettiva. Riesce Simone ad andare? Ah, bravissimo. Aspetta che levo lo strato. A vederla così passa questa palla qui. Ma a giocarla, Nico, a giocarla invece di colpo a retrocedere, sai, a doppiare di 3.5. Ah, di storno. Di storno, ah, sì. Ma è quello forse che sta tirando, sai. Eccolo qua. Attenzione, andare avanti, mamma che paura. 12 ci sono, Caratozzolo si mette con questi 12 a 54. Nero sta per 9, non sono pochi 9, eh. Anche perché mi sembra abbastanza indirizzate in un passaggio solo di traversino. Sì, è messa, cioè esiste ancora la possibilità, a meno che non si fidi anche lui di saltargli un attimo addosso, però... Ho capito, come è saltato addosso, è sempre un passaggio solo sui birilli, cioè pallino... A meno che non fa 10, lui è quello in cui ha sperato. Questo è quello che dicevo io di Caratozzolo, no? E lui probabilmente ha sperato di aprirlo. Se questo elastico è venuto bene per Aniello. Allora, il passaggio è questo. Manda pure lo Strator, Tom. Una vede mezza. Ma con quella ci si fa pochino. No, nulla. No, ci sarebbe un tiro. Ah, lo striscio di scambio forte? Da, a tirare sì, per il 5 o il 7, lasciare andare la fucilata. Ho capito, ma gli manca 5 all'altro, eh. Ho capito, dentro, ma fuori l'alternativa... è più un tiro da 59 o 58 o 57, non quando all'altro gli mancano 5, eh. Caratozzolo. Decide per il pallino da 3, vediamo se trova copertura. Sembra di sì. Aspetta. Ho detto sembra, infatti. Così lo vedi poco. Perché... È per la palla. No, non è per la palla, è con che taglio lo giochi. Ho tracciato questa. No, la vedo abbondantemente, dai. E allora è match point per Aniello. Sì. Apre troppo. Oh, mamma mia. Vediamo se fa il pallino e come prende il pallino. Lo prende in estrema finezza, fa 3. Si mette a 58. E Caratozzolo sulla punta della stecca con 7 punti a chiudere la semifinale di questo campionato d'Europa. Santi è andato... E qui come lo tiri? Lo tiri a ringaruffare dentro, a passarci due volte? A questo punto sì. Cioè, sto di colpo in testa sulla grossa, poi staremo a vedere. No? Però vedi, Nico, si è messo proprio una posizione se prendo gli stretti ripasso nei birilli, ma se prendo il giusto sui birilli non ci ripasso da quell'angolazione. Fallisce il match point Caratozzolo, vediamo se riesce a difendere, se no adesso è match point per Michelangelo Aniello, molto più nitido Michelangelo Aniello, che riuscirebbe a vincere questo incontro risalendo da un 2-0 drammatico, e Caratozzolo che pensa da quel fisso che cosa è successo. Non ci posso credere. Vediamo se viene da pallino da 3. Mamma mia che dramma. Che dramma. Cosa si è visto? Sì, un finale un po' rocambolesco. Intanto Nicola va a prendere due pareri. Suggerimenti? No, guarda, non... Suggerimenti, coraggio, ce la puoi fare, io confido in te, sei un bravo ragazzo. Intanto noi mandiamo gli highlights.
Allora, eccoci qua, abbiamo Nicola già pronto con Santi Caratossolo nel corner delle interviste. A te la linea, Nicola. Santi Caratossolo, ma ti dirò, Santi, è difficile analizzare questa partita, è successo di tutto e di più. La cosa più evidente è che però è inutile nascondere, non avete giocato al vostro livello. Secondo te cosa ha portato alla tensione, le biglie puntinate a cui magari non siete abituati da alcuni anni, cos'è successo per te, perché effettivamente in tutte le partite non avete espresso il livello di gioco che tutti ci attendevamo? Buongiorno a tutti. Io credo che, guarda, ti dico la verità, la mia paura venendo qui erano le puntinate, perché sono 2 anni che non ci gioco, quindi non avevo più la dimestichezza di qualche anno fa. Ecco. Quindi quella era la mia prima paura. Riparti perché non ti abbiamo sentito, scusami. Dicevo, buongiorno. Allora, primo motivo credo, le puntinate sicuramente, perché sono 2 anni che non si gioca, quindi credo che l'abitudine si era ormai persa e quindi bisogna adattarsi. Il tavolo è bello, ho fatto un po' di fatica sulle forze, tu dici abbiamo giocato male. Io penso di non aver mai giocato bene i primi 2 set in vita mia. Poi purtroppo, mi dispiace dirlo, ma lui è un pelo più mestierante di me, un pelo più giocatore. Io queste cose ancora non riesco a gestirle. La tensione, andare subito sul tiro e tutta una serie di altre cose. Quindi credo di aver pagato solo quello. Però sono contento di essere come sono. Meglio perdere, però, come ho fatto io. Gianluca. Allora, sì, scusatemi, avevo un ritorno in cuffia un po' disturbato. Beh, bello che si dicano anche le cose, non soltanto di circostanza, chiaramente. Questo è un pensiero di Santi che l'ha espresso dal vivo. Sentiremo anche la controparte. Sì, sicuramente ha detto tutto lui. Forse un fisso, ecco, quel fisso che dicevamo, se prova a ricordarglielo. Cosa aveva in testa di fare soprattutto? Allora, noi abbiamo in mente quel tiro di fisso, dove praticamente è venuto fuori un'americana. Cosa avevi, un'americana corta, cosa avevi in mente, Santi? Perché ecco, lì effettivamente non abbiamo capito quale fosse il tuo progetto in quel tiro. Ti ricordi, insomma? Io lì ho tirato l'americana. Ho tirato l'americana e l'ho giocata. Il mio intento era quella di giocarla più forte. Però ti ripeto e poi taccio, bisogna essere anche un pelino mestieranti e io non lo so, mi fermo qua. Va bene, allora congediamo Caratozzolo. Grazie a tutti, Santi. Un saluto al mio CSD. Ciao Santi. Grazie Santi. Prendiamo 2 parole al volo anche da Michelangelo. Leggi pure il microfono vicino alla bocca. Abbiamo parlato un po' che non è stata una delle migliori apparizioni che avete fatto, specialmente negli ultimi anni. Da cosa è dovuto? A una tensione latente della posta in palio, al fatto di giocare con le biglie puntinate, dove non ci siamo abituati per tanti anni? Come l'hai vista, Michelangelo? Ma buongiorno a tutti innanzitutto, ma questo è un tuo parere, un vostro parere, perché come hai detto, giocare con le puntinate su dei biliardi nuovi, su una competizione che ti stai giocando la medaglia tra 2 possibili vincitori dell'europeo. Io ho incontrato ai quarti di finale l'atleta più positivo in questo momento. Era l'unico giocatore che non volevo incontrare, perché viene dalla vittoria di San Vincent, viene da un gioco meraviglioso, sta giocando bene, di prima, di sponda. Io sono un giocatore che purtroppo devo sentire le forze, devo sentire la biglia, però nonostante tutto io la prima partita l'ho persa con tante sfumature per lui. È normale che lui va in positività, io vado sempre più in difficoltà. Però dove sta la bravura? La bravura è saper
aspettare il momento, cioè, c'è una biglia magari che ti può risolvere una partita. Voi avete visto, lui ha tirato un filotto, l'ha squarciata in pieno, ha preso pallino, sta andando la sua sui sì, bili, sì, cioè, abbiamo assolutamente detto che quel tiro, anche se uno solo, guarda, però può girare un match. Sì, no? sì, ma ripeto, è un periodo positivo per lui e quindi la vittoria per me vale doppio. Gianluca. Beh, anche Michelangelo ha detto quello che andava detto. Sì, sicuramente una cosa, metto l'accento su una cosa, io non sento Lebigno, un giocatore a quel livello che non sente la palla, non sente le forze, chiaramente è sicuramente penalizzato. Sì, diceva Gianluca, chiaramente il giocatore della vostra forza e un giocatore come te con una spiccata sensibilità, se non riesce a avere determinate sensazioni, chiaramente può essere molto penalizzante poi sulla resa della partita. Sì, perché all'italiana a questi livelli è la forza fondamentale. Se tu trovi le forze su tutte le biglie, dopo vedi dopo la terza, la quarta, la quinta, non sono più rimasto sotto di traversino, garuffe brutte, smezzate, abbiamo giocato di difesa massima e insomma non so che dire, cioè io sono comunque contentissimo e voglio fare due saluti, uno sempre al Bar Alex e a tutti i miei compagni di squadra, a Francesco, il mio grande presidente, che in questo periodo sto vivendo un ottimo periodo, felice, quindi si vede anche, sono abbastanza tranquillo sul tavolo del gioco, gli sponsor miei, l'LM, non voglio dimenticare nessuno, Michele Greco, Biglia Stars, tutti quelli che mi supportano e Maurizio Landolfo, che prima di iniziare abbiamo visto che abbiamo controllato il biliardo, era in bolla perfetta, quindi un plauso a lui per farci giocare bene. Grazie a tutti. Quindi allora Gianluca, ti ridò, aggregandomi ai complimenti a Maurizio, ti do la linea per la chiusura, Gianluca. Allora io la linea la riprendo volentieri, eccoci qua, siamo pronti per la chiusura di questo incontro, un incontro lungo, andato alla bella, e adesso ci prepariamo per un altro. I giocatori non sono ancora arrivati, è l'ultimo quarto di finale, quello tra Max Gabel e Erling Sjørup, quindi un quarto di finale completamente non italiano, della compagine della Germania contro quella della Danimarca. Noi, mi raccomando, vi diamo l'appuntamento qua tra qualche minuto. Per non rischiare di perdere l'inizio della diretta, cliccate sulla campanella, sottoscrivete il canale Billiard Channel e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche di quando il canale andrà in diretta. Per adesso vi saluto e vi rimando per l'ora dell'aperitivo qui su Billiard Channel, il canale del biliardo. A dopo.